partecipate anche voi a questo contenuto, dovete farmi sapere qua sotto con un commento il voto del calciomercato delle squadre che vi andrò ad elencare. Io analizzerò il tutto e andrò a reagire ai voti che ha dato il Corriere dello Sport. Quindi seguite il video fino alla fine e fatemi sapere la vostra qua sotto con un commento. Allora, partiamo dalla Roma. Il Corriere dello Sport ha dato addirittura 9 a livello di voto, io darei 8. Allora, è vero, l'acquisto di Dybala alza senza dubbio il voto, la tecnica all'interno della squadra, il blasone che c'è all'interno della Roma, però stiamo calmi, dopo gli acquisti di Svilar, Celik e Matic serve qualcos'altro, un centrocampista e un difensore, e come dice il Corriere dello Sport, in caso di arrivo di Senesi e Wijnaldum il voto si alzerebbe a 10, quindi loro alzerebbero di 1, io alzerei di 2, perché confermerei il 10. Sarebbe un calciomercato a dir poco strepitoso per gli standard della Roma, che secondo me potrebbe veramente ambire quasi allo scudetto, ovviamente con l'arrivo di Wijnaldum e Senesi, non voglio dire ora, assolutamente. Lazio 7,5 Corriere dello Sport, 7 più do io, perché secondo me manca un colpo top, anche se dovesse arrivare Ilic io alzerei a 8 meno, sarebbe veramente un ottimo acquisto, giovane centrocampista del Verona che ha fatto una grandissima stagione, a me piace tantissimo, e comunque Sarri che è stato accontentato, è comunque un buon voto 7 più, che può ancora crescere, ecco, dopo gli acquisti di Casale, Romagnoli, Ghila, Marco Santoni e Cancellieri. Allora, Romagnoli comunque può riprendersi, Laziale di tutto quel volere, ma non è un fenomeno. Casale ci può anche stare, anche giovane, Ghila non lo conosco, Marco Santoni è veramente tanta roba, vi farà stropicciare gli occhi Lazialo, e Cancellieri comunque giovane, interessante, secondo me è più un mercato di riparazione viste le cessioni che comunque, cioè, hanno dovuto accettare, ecco, Luis Felipe, Stracoscia, Acerbi molto probabilmente, quindi siamo calmi. Milan 7 Corriere dello Sport, 6,5 io, ok Adli e Origi, però secondo me i campioni d'Italia devono fare qualcosa in più, serve un colpo top che sta per arrivare, cioè se dovesse arrivare De Ketelaere secondo me si alzerebbe il tutto quasi a 8, parliamoci chiaro, e poi il sostituto di Kessié, che quindi farebbe sì che il Milan farà un calciomercato eccellente, vista anche l'ottima rosa che già detiene, non servono colpi clamorosi, no? Parliamoci chiaro. Inter, allora, il Corriere dello Sport da 6, io darei 7 meno, a me mi sembra esagerato dare 6 perché sono saltati Bremer e Dybala, cioè Bremer, vabbè, cioè, è vero, però se rimane Skriniar, ragazzi, ecco, tanta roba, Poi magari lo volevi affiancare, ma era difficile, cioè sarebbe stato un trio praticamente, visto, non so chi sarebbe stato l'altro centrale, da Champions League, De Vittoria, De Salla, quindi parliamoci chiaro, l'Inter ha preso Lukaku in prestito dopo che l'aveva venduto a 120 milioni di euro, quindi cioè esposta anche gli equilibri in Serie A, farà le fiamme, Mkhitaryan che va a fare la panchina, un calciatore che ha vinto tantissimo nella sua storia e c'ha una tecnica clamorosa, quindi di che stiamo a parlare? Onana in porta, top. Quindi secondo me l'Inter si è rinforzata, è vero fa male il mancato acquisto di Dybala, fa male il mancato acquisto di Bremer, ma ragazzi comunque, cioè, dobbiamo parlarci chiaro, l'Inter non ha fatto per ora un brutto calciomercato. Juventus 8,5 Corriere dello Sport, 8,5 confermo io, regina assoluta di questo calciomercato insieme ad un'altra squadra, Pogba a parametro zero, tra i più forti del mondo, è un acquisto veramente clamoroso, Di Maria che è vero pensa al mondiale, ma non c'è un giocatore in Serie A che ha la sua, però non c'è un giocatore che in Serie A ha la sua tecnica, ecco, no? Sopraffina, assolutamente. Il muro Bremer che hanno scippato all'Inter per un totale di 49 milioni di euro, veramente tanta roba, dopo la cessione di De Ligt a 80 milioni, e per me non c'è tutta questa differenza tra i due, come si dice, diciamo che De Ligt ha più potenziale, ma Bremer c'ha veramente... Mamma mia, è un muro, ma di che stiamo a parlare? Secondo me hanno fatto un affare e serve un vice Vlahovic, un regista e un vice Vlahovic per far sì che la Juventus avrà 10 dal mio voto del calciomercato, veramente no, tanta roba. Napoli 4 Corriere dello Sport, sicuramente la delusione, io do 4,5 perché comunque hanno preso Caraselia che è il sostituto di Insigne, poi è vero, per me non lo può mai essere, cioè De Laurentiis ha smantellato la rosa, ha dato via le bandiere, Koulibaly, Mertens quasi, Insigne, quindi veramente un brutto calciomercato sotto questo punto di vista. Caraselia potrà sorprendere, però è arrivato Kim Min-kyae, ecco, Kim Min-kyae, sì, è arrivato e secondo me, vedete,
vedremo. Comunque, almeno un 4,5 gli va dato. Sul Bakken che è a Serie B 5, vabbè, ci sta. Fiorentina 8, una delle regine di questo calciomercato. Io do comunque 8, lo confermo. Jovic scommessa dopo le difficoltà al Real, ma dei colpi da campione. Il poker in amichevole dice veramente tanta roba. Dodò, che è un esterno europeo, che ha già giocato in Champions League, tanta roba. Mandragora per sostituire Torreira, che è ritornato all'Arsenal, che secondo me era un gran centrocampista, lo è tuttora, però comunque va bene. Mandragora e Gollini, che secondo me, se continuo, farà veramente tanta roba. Monza, questa è la regina del calciomercato vera, non tanto per gli acquisti che ha fatto, proprio per le sue dimensioni e gli acquisti, appunto, paragonandole al Monza. Ranocchia, esperienza totale, Pessina e Sensi vanno a capire tutto, sono colpi d'Europa gli ultimi due, quindi veramente tanta 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 roba. E la rivelazione della scorsa stagione tra gol e assist, Caprari, quindi per me è un grandissimo calciomercato. 9 meno, anzi possiamo dire 9 meno, strameritato. Fatemi sapere i vostri qua sotto con un commento, mi sembra veramente una cosa di pazzesco finora il calciomercato. Stiamo ad attendere, perché tutto è in aggiornamento. Ciao.